Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri orologi, no? alle vostre simpatiche collezioni che poi ci propinate in un modo o nell'altro anzi volevo ricordarvi che in questa puntata qua ho inserito qualche short qualche video breve di voi che siete in vacanza perché quando io li scarico li butto nella cartella di, di, di agosto vedo l'anteprima vedo la durata se dura 20 secondi e c'è una località di, di vacanza io do la precedenza e le butto insieme a quelli vecchi infatti qua ci saranno dei video ancora di maggio o di giugno uniti a questi qua veloci simpatici frizzanti no per farci vedere dove siete in vacanza, no? però questi video qua corti hanno, hanno un problema: cioè un problema per la scimmietta e un vantaggio per noi che lei non fa tempo ad attivarsi perché sono talmente corti che fa così con la nocciolina, fa così, è già finito il video e non ha, non ha capito che orologio era e non si attiva. Hai capito? Questo può essere un trucco per farla rimanere un attimino dormiente, come si suol dire, però prima o poi si sveglierà. Eh, ragazzi, sappiatelo. L'orologio del giorno è questo bellissimo Longin Skin Diver, 42 mm di diametro cassa, calibro L888 derivato dal 2892 di ETA, orologio che io indosso con questo simpatico nato arancione che cioè d'estate fa il suo, no? chiaramente d'inverno dove vai con un nato fluorescente così, fluorescente tra virgolette, però d'estate lì sulla spiaggia, no, tutto abbronzato, le signorine si girano, vedono, vedono l'orologio e col cinturino arancione, si girano e tu un discato e poi te allora lì attivi, entri in azione e, non si, e poi dopo si dimenticano dell'orologio, no? Va bene. La barra spaziatrice è lì pronta per il suo compito ingrato e noi gli diamo un colpetto e guardiamo il primo video, vai. Ciao Davide, un Ciao. saluto a te e a tutti gli amici gli appassionati del canale. Sono Carmelo, mando questo video da Milano. Partiamo Bravo. subito con la mia collezione Vai. di orologi perché vorrei fartela vedere, vedere tutta. Eh, diceva che cicciolina. Partiamo da un orologio che utilizzo spesso per lavoro: è un Omega Acquaterra oh, Antimaster World Top. Timer. Eh, nulla da dire, un orologio che però non ho mai visto nel canale. Mi sembra particolarmente strano visto la numerica di appassionati Omega che ci sono sul canale. Questo eh, magari non, non è tanto visto perché è particolare, cioè bisogna anche eh, farselo piacere un orologio con il mappamondo al centro, eh, cioè se io devo spendere dei soldoni, perché questo è dei soldoni, e magari non ho l'acqua terra, eh, 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 mi prendo l'acqua terra normale, no? Questo è un orologio che si compra qualcuno che ha già tanti orologi di valore, come vedo laggiù nella, nel Watchwinder, eh, c'è un Daytona laggiù, un mm, Santos, eh, va bene, e quindi te... Te lo puoi permettere, dai, uno sfizio, un orologio strano, diciamo. L'orologio mi permette, dato il mio lavoro, di avere più fusolari. una configurazione che io adoro, soprattutto per questo suo eh, cinturino in caucciù, che sintona si perfettamente con il suo fondo, con il suo quadrante. Sempre legato certo. comunque al mio lavoro, alla passione per i GMT, a me serve Ruffia. avere al minimo due fusolari, sempre a portata di mano. Eh, partiamo da questo iconico, eh, già visto e rivisto, Pepsi. Trovo anche molto vicino e in linea con le mie caratteristiche caratteriali. Un orologio che si sposa benissimo con la mia personalità. Un orologio eh. che utilizzo particolarmente spesso. Bravo! Ho questo Ui. Rolex, sempre GMT Master 2, fresco. È full tutto gold, A cui ho fatto fare qualcosa per cui il gioielliere è mi eh. odia. Ho fatto incidere il mio nome, o meglio il mio soprannome, sulla cassa, a differenza di molti. Pacchianata, cioè nel senso è già pacchiano di per sé. Un GMT completamente d'oro che costa dei soldoni, ciao poveri. Potresti dire anche te, eh? E poi ci fai scrivere sopra Melo, Lì, il soprannome, la cassa, va bene, dai, te lo, te lo, te lo concediamo, eh. cioè nel senso te lo concediamo. Ognuno fa un po' quel minchione che gli pare, eh. Non è che siamo qua a giudicarti, però. Eh, orologi che ho fatto incidere sul fondello, eh, questo proprio per dire, non lo venderò mai. È uno dei miei preferiti, anche se particolarmente vistoso e difficilmente indossabile eh beh. non mi fermo qui col full gold no, questo bravo. è un orologio sempre GMT Master 2 eh, il modello successivo a quello che abbiamo visto col mio eh. nome inciso nella cassa questa configurazione con bracciale oyster flex non esiste il bracciale oyster flex l'ho montato io successivamente l'orologio esce in full gold col suo bracciale jubilee un altro in... un altro full gold un altro orologio completamente d'oro col bracciale jubilee che Sto qua, se te lo guardi, se ci vai in giro, te lo vedono lontano un miglio, eh. Mamma mia! In oro, quindi la configurazione reale dovrebbe essere questa. Io, dato che avevo già un full Gold, eh. ho dovuto alleggerire eh sì. l'orologio. E visto che ho preso questo Oyster Flex originale Rolex, mi trovo, mi trovo particolarmente bene. Bravo. Mi piace. Sono I Diver, oh, partiamo dal bravo, primo. Bocchino. Quello che preferisco, un, un orologio che utilizzo spesso in spiaggia, è un Seamaster 300. Eh, scritta eh, bianca, quindi non l'ho scritta rossa. La differenza principale estetica, è la, eh, il fondello. Questo non ha fondello a vista, è eh, il fondello chiuso. Interessante, eh, classico fondello omega. Bello bello altro diver. Che se mh, acciaio, oro. non lo utilizzo spesso per fare immersioni o nuotate, perché è un two tones, eh, oro e acciaio, detto anche blusi per il colore del suo quadrante che è. Qui non rende perché siamo con luce artificiale, ma alla luce del sole questo quadrante vira verso l'azzurro. Oh. Qui sembra più purple, più viola, ma è un orologio secondo me molto molto bello, molto bello. che merita assolutamente di essere tenuto in collezione. Un altro diver, sempre Rolex oh, è ghiera nera, è ehm, con inserti in oro, il Tocca. bracciale Tocca. e la cassa sono oro e acciaio, la ghiera ceramica e oro. Anche questo è abbastanza un classicone. È eh, un orologio che mh, preferisco al classico Submariner Full Black che non ho in collezione. Eh, come, si fa? come si fa? Poverino. l'ho sentito piacere. Oh, che bello! master con quadrante blu. Sì. La bellezza e particolarità di questo orologio, se comparato a. Mh, è un diver, esce come da nasce come diver, a sì. parte la ghiera in platino, quindi l'accenno a un materiale prezioso nella costruzione, la particolarità è l'eleganza della cassa comparata con la cassa di un submariner, eh molto più morbida, smooth, l la, la, la cassa è mh, elegante, quasi la sembra la cassa di un Day just. Eh, rispetto alla cassa classica di un eh, submariner, è molto più morbida e leggera da portare. Yes l'orologio della mia compagna che ci viene oh, tantissimo a farti vedere che... eh, l'ho regalato io, è un Rolex Dayjust eh, 41 mm perché ho detto così, se ci lasciamo gli aggiungo le maglie e lo metto io eh, gli era in oro bianco bravo, vedo che hai capito come funziona no? eh, l'orologio per il divorzio per il matrimonio, lo sai che tutto è propedeutico poi al divorzio, quindi quello lì to tornerà in collezione e ti... cioè perché ce n'hai bisogno perché sei senza orologi, quindi quello lì te lo ripidi, no, giusto, giusto eh, zigrinata e fondo blu quadrante blu bravo andando avanti con il mio mm. più grande tallone da killer all'interno della mia collezione che sono eh. i cronografi eh. ne ho soltanto due poverino eh, di solo cui due questo solo due mh, daytona ice blue non utilizzabile tra virgolette mm. perché è troppo eh no. vistoso soprattutto alla luce naturale il quadrante spara eh, mh, mh, è un invito eh, a guardarti il polso è molto pesante perché è full platinum, quindi è un orologio di difficile eh, gestione. Ecco un orologio che si fa sentire al polso, nonostante le dimensioni contenute. Il peso supera abbondantemente 200 grammi. Forse l'unico vero cronografo che indosso è questo Vacheron Constantin Overseas cronografo in questa configurazione, oh, con il suo cinturino in cauciù originale Vacheron Constantin. Ma eh, chiaramente l'orologio non esce in questa configurazione. Eh no. Ma esce col suo bracciale ah. eh, in acciaio, mh, tipico della Vacheron Constantin, con queste maglie meravigliose. Questa fibbia con la croce di Malta, un altro diver, questo me l'ero dimenticato. Scusate, questa è una storia parte. Eh, ci dimentichiamo gli orologi, qua cosa facciamo? ci siamo dimenticati che avevamo anche il deep Sea, il Rolex Dip Sea, faccio il top, Cosa facciamo qua particolare lunga non ti annoio sostanzialmente ho dovuto vendere regalo della laurea il uh, dipende di regalato regalati parenti per potermi permettere il master poverino eh, col sogno di poterlo ricomprare un giorno cioè. l'ho ricomprato diciamo che ne ho ricomprati un bel po' di più questo Cartier Santos dimensioni grandi con oh, XL tiene. con configurazione full eh, acciaio full bracciale acciaio. Eh, Cartier che è quasi un gioiello queste viti e in ben maniera guarda. sembra quasi casuale, anzi, forse proprio casuale. L'orologio esce anche con un bracciale in pelle marrò che cambia completamente la configurazione dell'orologio. Per gli amici del canale, la particolarità secondo me di questo orologio è la facilità con cui si può sostituire il bracciale. Adesso mi concedo eh, di sforare un po' per passare eh, a dei pezzi forti, pezzi forti. partendo da, dal brand che mi no. piace di più, l'Ademar Piguet Gioffia. Qua abbiamo un offshore, un diver, o meglio, esce come diver, detto anche The Brick. Il mattone particolarmente scomodo secondo me come diver perché per regolare la ghiera bisogna utilizzare un bottone, eh, un come tasto si fa? in eh, alto a sinistra. Che scomodità. Andando avanti con gli Odemar Piguet, eh, certo, questo. Sorpresa, adesso non mi ricordo cosa c'è dentro, ah, c'è il Jumbo, eh, Odemar Pikae Royal Oak Jumbo, in questa configurazione full gold. Full rosa. gold! Sen anche, anche il Royal Oak full gold, cioè abbiamo, non ci facciamo mancare niente, tutto d'oro, tutto d'oro, no? tieni, ti il topino. Topino? tieni il toppino, vuoi il toppino? Tieni il toppino. Ciao poveri. Sfera dei secondi Credo che sia qualcosa che tu non tolleri o abborri eh... Ma sai All'assenza della lancetta a secondi Mi ci sto abituando Sto diventando Più tollerante nei suoi confronti Cioè se te mi dai questo orologio lo prendo Anche se, se non c'è la lancetta dei secondi eh, Sia ben inteso Però in generale sì, Anche sui panerai, anche sui panerai no, Adesso non, non lo escludo poi più così Totalmente l'assenza de, Della lancetta a secondi e siccome sto anche pensando prima o poi di comprarne uno, ho reinserito nel ventaglio di possibilità anche il panerai senza lancetta dei secondi. Eh? Si fa un po' fatica a capire se funziona l'orologio. Stai lì a si muove la lancetta dei minuti e devi aspettare un minuto. Vabbè. Eh, io lo trovo molto bello, molto elegante, soprattutto per le dimensioni molto contenute molto sottile. Eh, lo utilizzo anche come dress watch. Dress watch Odemar Piguet Royal Oak Calendario Perpetuo. Gonfiamelo. Questa è una complicazione che io personalmente adoro. meglio, mi affascina. Eh. È una configurazione particolarmente costosa. ecco, anche. Eh sì, gli altri Lo trovo invece... molto, molto affascinante. Anche questo molto sottile per la tipologia di complicazione che ha. Questi due pezzi li metto insieme, li confronto eh sì, insieme, visto eh sì. che... Quindi entrambi sono due Nautilus, uno è il 5811, uno è il 5711. Tutto eh, questo ormai è fuori produzione. La differenza principale è la grandezza del quadrante. Il 5811 eh sì. è un pelo più grande, non so se si vede qui. Lo spessore del 5811 è inferiore a quello del 5711, di pochissimo. Il materiale, in entrambi i casi, è un materiale pregiato, oro rosa. Sulla mia destra e oro bianco alla mia sinistra, Bravo. Eh, ah, dimenticavo il mio orologio del giorno: è eh già, eh già è un Patek Philippe, eh to. Eh, calendario annuale con eh fasi vabbè. lunari e eh vabbè, eh, molto, 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 molto elegante. Elegante in oro bianco. La cassa, ah, certo. tutti gli orologi che hai visto li tengo nei watch Watchwinder, ne ho diversi, uno, due, eh, ne ho un altro qui. Eh, sono costantemente in carica perché io la mattina mi sveglio. A seconda dell'umore, mi metto, metto l'orologio e non voglio perdere tempo a ricaricarlo. Quindi, Bravo. ho gli orologi costantemente carichi. Bravo. Eh, pensi sia qualcosa che possa danneggiare alla lunga eh, il meccanismo degli orologi, oppure qualcosa che posso fare e continuare a fare tranquillamente? Grazie mille. E un saluto a te e a tutti gli appassionati con la scimmia sulle spalle, pronta a comprare, bramare un nuovo segnatempo. Ciao! Eh, ma la tua scimmia deve essere bella cicciona, eh? deve aver mangiato tante noccioline. Perché qua, ragazzi, l'hai rimpinzata, l'hai rimpinzata la scimmietta lì. Ora no, poi mi fai la domanda lì simpatica del watch wine si rovina gli orologi. Ma cosa te ne frega? Se si perché se si rovina, se si rompe l'orologio, non c'è soldi per ripararlo. Vuoi farmi credere questo? Con tutti i soldi che c'hai, ti si rompe l'orologio. Oh, oh Dio, come faccio? Adesso non so più cosa indossare. Oh non ho i soldi per farlo riparare. Ma smettila, no! Ora, a parte gli scherzi, gli orologi, il mio pensiero è che gli orologi sono costruiti, venduti, te lo, te lo consegnano. e Il ragionamento è l'orologio, te, te lo devi mettere al polso e per tutta la vita deve funzionare, no? Per assurdo. Quindi, 365 giorni all'anno lui si muove, funziona e va avanti. Tu, mettendolo nel Watch Winder, non fai altro che emulare, diciamo la, vita, la sua vita al polso. Quindi non è che si rovina. Poi però convieni con me che il troppo stroppia come si suol dire, esagerare è sbagliato in qualsiasi senso perché se hai 20 orologi, metterli tutti a 20 e è... li fai fare una vita che non gli servirebbe, no? Perché una volta che ne hai 4 o 5 nei watch winder pronti per l'uso e vai a periodi, scegli un attimo a periodi perché va bene che non, non, non gli succede niente ma gli stai facendo fare la sua vita completa anche se non lo stai usando. Questo voglio dire, no, magari se intanto lo lasci fermo a riposo, non gli fa male, si usura di meno, mettiamola così. Ma questo poi non è un problema che ti deve tangere. È bene che ti si rompano, è bene che tiri fuori i soldi per ripararli. Capito cosa voglio dire? Detto questo, io ti darei un nove e mezzo. Guarda, il 10 non me la sento perché lo do solamente a boh. non lo so, però 9,5. e mezzo. Cioè, hai tutti i marchi veramente di pregio, Omega, Rolex. Lascerò un costantin a Piguet e Patek Philippe. Ma cosa gli vuol dire a uno così? Gli vuol dire che c'è disponibilità economica, c'è del begli orologi. Bravo, complimenti. Va bene, ciao poveri a tutti. Ci rimettiamo gli occhiali e adesso andiamo a vedere qualcuno che ci mostra uno zuioso, un Citizen Pro Master. Dai, se no quasi stava Dai. Ciao Davide, Ciao. un saluto anche a tutti gli amici del canale. Io sono Filippo da Filippo. Amsterdam, Amsterdam e ti ringrazio per lo spazio che ci dedichi per mostrare le nostre piccole o grandi collezioni. Vai, Inizio subito con uh, questo orologio oh, Watch, watch Bene, System male. 51. È un orologio piuttosto semplice, tutto in plastica, ma l'ho acquistato perché è stato il primo orologio automatico e meccanico ad essere interamente eh, assemblato eh, con i macchinari, senza l'ausilio dell'uomo, senza l'intervento umano. Non che sia necessariamente un vanto, però visto che era il primo del suo genere ad avere questa caratteristica, eh, ho ritenuto interessante averlo in collezione. Poi mi piaceva anche il fondello con, questo, con la massa oscillante circolare, completamente trasparente, e questa decorazione un po' pop, però comunque un orologio insomma gradevole molto leggero. Per chi non sapesse, il System 51, questo calibro qua, è un calibro che praticamente non è riparabile, nel senso che è assemblato così, diciamo, industrialmente, ma non è nemmeno possibile smontarlo pezzo per pezzo, perché ci sono i rivetti, non ci sono le riviti, mi sembra di aver capito che c'è una sola vite. E mi sembra anche di aver letto da qualche parte che qualcuno ha provato a smontarlo, ma è come voler smontare quando, quando si rompe un qualcosa di elettronico che l'hanno... Presso fuso all'interno di una scatola di qualcosa che è impossibile da riparare, cioè, fai prima a prenderlo, buttarlo via e prenderlo nuovo. E mm. questo qua, cioè, volerlo smontare è contro natura lo smonti per forza perché spacchi la plastica e spacchi i pezzi, lo smonti e poi dopo lo, ri lo riattacchi okay. con l'ATAC. Cioè, queste cose qua, no, è eh, usa e getta. Eh, proseguiamo con un Seiko Lord Matic 70. Questo è sembra del 74. Uh, referenza 5606-7310, quindi come si può capire dalla referenza, monta un movimento 5606 di Seiko a 21.600 alternanze ora, era uno dei calibri cardini di Seiko uh, a fine anni 60, inizio anni 70. Era montato anche su King Seiko e Grand Seiko uh, nella variante a 28.800 alternanze ora. Capito. Anche qualche Lord Matic Special, uh, quindi con la dicitura Special, montava lo stesso movimento. Quindi maggior frequenza. Um, il, questo, questo orologio mi piace molto per il eh, suo aspetto anni 70 con la cassa spigolosa e questo suo bellissimo quadrante verde con questa fascia centrale che riflette la luce in modo differente rispetto al resto del quadrante. Si sì, usavano le vetri così. Oltre che ovviamente per il tataro in giapponese che dà un gusto ancora più orientale all'orologio eh, e mi piace veramente, veramente tanto. o ecco. male, dai. Bravo. Proseguiamo Vai. con uh, un diver, Longin, referenza 7429, uh, diver per modo di che dire bello. perché purtroppo ha una resistenza all'acqua di soli 100 metri nonostante la coronavite. Um, ha uno stile da skin diver sostanzialmente 39 mm la cassa. Io non me lo ricordo su qua. Sarà sicuramente primi anni 2000, perché quella cassa così, la ghiera, così, eh, per esempio, anche il mio Zenith Rainbow Diver del 99 era fatto così. Si assomigliavano un po'. Eh, lo stile è quello dei, dei primi anni 2000, fine anni 90. Eh. Però è bello: 100 metri con la corona vite. È... Non è che non, do non dobbiamo dargli contro più di tanto. Anche il mio Oris Diver 65 100 metri coronavite, ma io gli faccio fare tutte le situazioni acquatiche di cui ho bisogno, gliele faccio fare senza problemi. Quindi anche questo le potrebbe fare tranquillamente, magari non ora, eh, perché le guarnizioni qua saranno andate. Chissà quando ho fatto l'ultima revisione la ghiera monodirezionale. Um, qui siamo a fine anni 90 vedi 99, metro zaffiro e calibro L633.5 automatico su base ETA 2824 24, bravo, molto, molto robusto. robusto, è un orologio che indosso con, con piacere perché con piace. um, è molto leggero, sta molto bene al polso, uh, la misura è giusta ecco, per qualsiasi taglia di, di polso e è una referenza anche piuttosto rara, soprattutto ah, ecco. in Europa. Era un orologio che è stato principalmente commercializzato eh, in Asia, se ne, se ne vedevano molti in vendita eh, nei mercati di mh, Giappone, Cina, Hong Kong, eh, insomma quelle, quelle zone lì. Proseguiamo con un altro svizzero, il fiorolocchiello della mia collezione, un Omega Speedmaster eh, Speedy Moon, quindi la riedizione Top. dello Speedy Moon originale del 1985. Gli assomiglia in tutto e per tutto a livello estetico. Monta un movimento eh, 1866 quindi, di fatto, è un classico 1861 con l'aggiunta della comunicazione per fase lunare e datario, Data datario e fase lunare, che sono regolati dai due correttori che vediamo qui sulla Carur, che sono l'unica differenza a livello di cassa rispetto a un tradizionale Speedmaster dell'epoca. Questo è un esemplare del 2016, acquistato nuovo non più in produzione, purtroppo, perché lo trovo veramente bello e trovo bella anche eh, il fatto che eh, su un orologio che è stato sulla luna ci sia la fase lunare quindi trovavo che questa eh, caratteristica eh, fosse particolarmente indicata per uno Speedmaster in realtà secondo me gli toglie un po' di professionalità perché io sono convinto che se... non l'avrebbero nemmeno preso in considerazione se fosse stato un cronografo con il datario e le fasi luna là su in alto per la leggibilità, per... non l'avrebbero nemmeno preso in considerazione per i test secondo me eh? te la dico così, poi vabbè noi siamo più civili qua e ci piace l'idea che c'è il Fasi Lunari che, 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 che minchia serve il Fasi Lunari, non l'ho mai capito, però vabbè sì. e l'ho acquistato principalmente per, per questo motivo bello. il movimento appunto è un movimento a vista perché Come è, 63. è una versione eh, doppio zaffero, quindi zaffero bello bello dai eh, vetro superiore e zaffiro molto promosso un bel vedere eh, movimento, movimento omega. Omega. Vai. Eh, rimanendo in territorio omega, omega eh, questo genève Bello. referenza 135 041 qui invece siamo a fine anni 60 ah, certo questa bella cassa tonno eh, da 35 36 mm eh, placcato oro eh, monta un calibro 601 che all'epoca era utilizzato per orologi molto sottili spesso orologi da donna eh, infatti la cassa è piuttosto sottile, al di là dei danni fatti da riparazioni Mamma maldestre mia. o cadute eh, passate. Che brutta eh, cosa! L'ho acquistato, ho fatto controllare e revisionare, ora marcia perfettamente. Sì, gli diamo Track. Un paio di giri di carica. Ah, è ah, sì, sì, da. Ecco, qui infatti è partito subito. Era male. Più o meno. La corona è consumata. Eh? Eh, corona logata originale sì. che però ha perso, come si vede, la placcatura oro. Un orologio che trovo veramente ehm, versatile, ecco, nonostante sia un vintage, con la cassa Tonno viene un po' Ecco, non è un orologio troppo elegante da poter essere portato anche in contesti un po' meno formali. Bravo. Un orologio invece è decisamente più formale ed elegante, un altro Omega, eh. in questo caso un Devil, um, fino agli anni 60, anche in questo caso, monta un calibro 711, cassa da 35 mm. Anche in questo caso oro, molto sottile, pur essendo un automatico. Questa cosa è la caratteristica che mi, mi piace di più: avere un automatico così sottile, così leggero, che scompare sotto il polso della camicia. Il polso è veramente un, un bello orologio. Purtroppo la, la corona non è originale, è stata montata una corona coeva, sempre logata Omega, ma non è, non è la sua perché purtroppo la sua era distrutta. È stato completamente revisionato. È veramente un, un orologio. Fine elegante che sta benissimo su un polso sia maschile che femminile. Klud, chiudo con questo Gug Glassut eh, anni 60 anche lui. Ehm, quindi non è un glassut originale, ma un gub glassut. Quindi, quando il era ancora parte della Germania dell'Est ed yes. era di fatto un consorzio di eh, manifattura orologera tedesca eh, sotto la eh, dominazione della Unione Sovietica yes. Bravo. Eh, veramente una, un, un orologio semplice ma che racconta un pezzo importante della storia dell'Europa dell e che mi piaceva avere in collezione fatto bene eh, pagato veramente pochissimo eh, fatto controllare e revisionare anche lui marcia perfettamente con eh, fondello non placcato, non tenuto benissimo ma comunque oh, un, un bel esemplare ecco, che con la sua cassa da 34 mm è molto elegante anche lui scompare sotto il polsino della camicia in un'occasione formale eh, ti ringrazio io non ti ho fatto vedere tutti gli orologi perché questi sono Eccoli, abbastanza famosi bambino hai già recensito anche tu Secco. ci sono anche gli orologi della mia ragazza eh, quindi non, non, non ti ho tediato ecco con pezzi che già conosciamo tutti ah, niente io ti ringrazio e a risentirci presto love love love, love. ecco anche un, un bel sistema per fare un video dentro i sette minuti è quello di Mostrare quei 5, 6, 7 orologi no? che, si... che hai interesse a mostrare e poi fai una panoramica alla fine di quelli che sono rimasti, che tanto non ci. e eh, così l'idea completa di quello che hai, oppure velocemente no? questo, 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 poi ti concentri su 4 o 5 in modo che stai dentro un minutaggio decente. Bene, di un bel 7 alla collezione di quelli che hai mostrato. Il più re... Sono tutti vintage, il più recente del 2016 è lo Speedmaster lì con Moon Phase. poi ho visto. Dopo hai il Pro Master, il Bambino, hai anche altri orologi moderni. È eh, un bel 7, ci sta perché hai una scimmietta abbastanza anziana sulla spalla. C ha le rughe e la barba bianca perché quando va a scegliere, sceglie gli orologi del tempo. Che fu, capito? Perché Si ricorda la scimmietta quando era giovane e quando mangiava tante noccioline guardando quegli orologi lì che stavano uscendo, e adesso che è vecchia li vuole li, vuole, li vuole, vuole che il suo nuovo padroncino li, li prenda e li porta a casa capito? bravo 7 7 te l'ho dato si, si, si sente anche la passione nell'esposizione e nel possesso di questi simpatici pezzi di metallo bravo ciao Davide ciao. sono Jacopo vado Jacopo. a presentarti la mia collezione certo piccolo eh, preambolo vai Considera che è un anno all'incirca che mi sono affacciato agli orologi meccanici e il risultato attuale è questo: il primo orologio è questo, eccolo qui: è un Tudor Black Bay eh, bronze, la versione appunto in bronzo. Eh, la scelta è ricaduta su questo modello perché mi ha subito affascinato l'idea che la cassa sia mutevole, sia in. Eh, tra virgolette viva e devo dirti che me ne sono reso conto sul mio polso perché mh, effettivamente nei mesi eh, noti si possono notare le sue diverse sfumature e come cambia in base anche al tempo il tuo è anche virato bene, cioè nel senso che ha preso quel colore antico, anticato sembra più che un bronzo di quelli che vattinano al verde, bello questo qua è la versione da 43 mm che io penso, credo, mi pare che Non abbia avuto quel successo di vendite, no, particolare proprio perché 43 mm uno si aspetta piuttosto un tool watch da 43 mm più che un orologio in bronzo. Eh, anche con l'aspetto che tira un po' al vintage, così no. Meglio un 43 mm 44 come lo Zenith Defy Extreme, ad esempio un bel Loris Aquis, no? l'Omega Seamaster Planet Ocean da 45. Quelli lì che sono tool watch, quelli che tirano il vintage farli da 43, 44, 45 è un po' come snaturare la sua essenza no? però è bello, top ho, ho acquistato un cinturino diverso rispetto a quando l'ho eh, acquistato eh, il cinturino è un cinturino in gomma in eh, sì. l'ho comprato trovandolo su internet da questa azienda che si chiama Rubber ah, che fa cinturini eh, per moltissimi modelli di Tudor, ah beh, e devo dirti, si, allora sì. con parentesi, si fa pagare, eh, però eh, il risultato finale, secondo me, è molto azzeccato. Eh, perché quando hai detto cauciù, ho storto un po' il naso perché ho detto, ma sarà di gomma, dove l'hai preso su Amazon? No, te lo sei fatto, fa cioè, l'hai preso da una ditta che li fa appositamente per Tudor, e allora eh, non ho dubbi che sia in cauciù perché il cauciù è la gomma naturale. Questo è il primo, eh, poi, poi il secondo questo Bello. Omega Seamaster, eh, la versione eh, Necton Edition eh, che sancisce diciamo, la collaborazione tra Omega e la Necton che è questa fondazione che si occupa della salvaguardia degli oceani in, sul fondello che è chiuso è rappresentato appunto il sommergibile della Necton eh, in origine eh, montava il cinturino in cauciù ma indossandolo io un polso da 18 e 18,5 eh, lo trovavo un pochettino mh, non dico piccolo eh, perché comunque eh, ha, la sua cassa è abbastanza eh, importante 42 ma lo, secondo me lo sminuiva questo è un mio umile parere eh, ci mancherebbe certo. eh, ho acquistato il suo bracciale una bella salassata ah. perché il bracciale dell'Omega non te lo regalano però eh, sicuramente il risultato poi è notevole in quanto l'orologio loro secondo me ha acquistato tantissimo in eh, eleganza, rimane comunque un, un, un orologio sportivo e niente, io devo dirti che con, con i bracciali in acciaio eh, me lo godo di più. Ecco questo, questa è la verità. Sei te. Poi passiamo al terzo orologio eh, che è il... Regalo che mi sono fatto e mi hanno fatto varie collaborazioni con eh, parenti e non. Eccolo qua, bello, topo uh, il Super Ocean Heritage, eh, Heritage eh, il diametro 46. Oh, vedi. Eh, è un orologio che mi ha affascinato sin da subito. Ho avuto l'occasione di provarlo in una boutique e ho detto lo voglio assolutamente. Eh, più che altro perché secondo me unisce l'eleganza e la sportività al, nello stesso tempo. È un orologio di presenza perché è un corso da 18,5, ma devo dirti che. Ma va bene, va bene così. Deve essere suo. Così, ecco, mh, però mh, a me piacciono gli orologi grandi e eh, questo sicuramente rientra nella categoria di orologi che. Eh, Diciamo pure importanti, ecco 46 mm. Molti di voi amici direbbero no, è troppo grande. No, perché ora siamo tutti per no, la moda del 38 mm, piccolino. Invece vanno bene, anche, anche l'amico predilige gli, gli orologi grandi. Io ora stavo, ogni tanto mi viene lo scherpizzo di pensare al mio vecchio Mega Planet Ocean con la ghiera arancione che era del 2003-2004 bello no? con cal calibro 2500 e quando vado a spulciare metto la misura 45.5 vado a cercare proprio quella lì che avevo perché mi stava bene al polso era bello massiccio beh, pesante eh? pesante ma bello massiccio ma un, prima o poi me lo ritolgo lo sfizio di prenderlo eh? con la ghiera arancione ma bello eh, per le dimensioni eh, poi passiamo eh. a il un altro orologio, questo orologio ah, certo. ha una caratteristica perché è passato anche tra le tue mani, nel senso uh. che eh, l'ho acquistato dalla, qua, scusami, ho acquistato, eh, dalla gioielleria eh, di Giacomo, la Pasquale Domenici, e tom, tom. Tu la, la, ti è passato tra le mani in una puntata domenicale, ma io ah. avevo già chiamato qualche giorno prima eh, cercando di... Sapere se eventualmente avevano un orologio di secondo polso, e questo eh, oh. era nelle mani del buon Giacomo e quindi non me lo sono fatto scappare. Mm, un modello appunto Avenger, diametro cassa 45. Il, eh, la cassa è un verde militare io ho cambiato il cinturino da quello verde in, in pelle o tessuto adesso non mi ricordo più eh, però ho comprato questo classico eh, marchiato Breitling secondo me ci sta più che altro perché gli dà un tocco ulteriore di sportività e... Anche lui mi ha, lo, mi ha colpito subito, lo trovo un orologio mh, di presenza, ma fa il suo, cassa in titanio e devo dirti che eh, ci sta, ecco. Poi, sempre gusto personale, a me eh, fa godere parecchio. Godere, ecco. bravo! Poi, ultimo orologio, eh. questo è un orologio che mi è stato donato da mio suocero. Ma è stato eh, un dono qua oh, qua, il Cronomat, un dono a metà, nel senso che eh, non funzionava, eh, l'ho tenuto in un cassetto per un po' di mesi, poi sono, mi sono deciso. L'ho mandato eh, alla Brightling e me l'hanno messo qua. Praticamente totalmente a nuovo, nel senso Beh, che hanno, eh, cambiato tutto, hanno cambiato il movimento, hanno cambiato il quadrante. Eh, è un orologio eh, nuovo in tutto e per tutto. Eh, lo trovo il più elegante tra i tutti. Più che altro perché per la sua cassa un pochino più piccola rispetto a tutti gli altri orologi che ho in collezione, certo. ma è un orologio sicuramente iconico e devo dirti che per Leo. Poche occasioni eh, eleganti eh, che, a cui devo partecipare, eh, il mio fedele compagno. Eh, questa collezione al momento, eh, dopo un anno di acquisti compulsivi, vendite e quant'altro, si per ora si ferma qua. Probabilmente eh, adesso vedremo su cosa eh, dove ricadrà eh, di nuovo la, la mia curiosità. Grazie del tempo dedicato, che... e complimenti e continua così. Grazie, ciao, 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 ciao. ciao. Eh, ora non ci pensavo più, verso la fine ormai mi ero eh, fissato a guardare gli orologi, non pensavo più che è un anno solamente che fai quelle collezioni di orologi, che, che, che acquisti orologi, ma c'è una scimmia in gorda a te sulla spalla, perché ti sei comprato una marea di orologi costosi, l'Omega, i, i Breitling, e poi mi fa anche, mi fa anche piacere vedere che, insomma, ti Prendi il brightling da 45 mm, tutto nero PVD, quell'altro l'heritage da 46 mm, e poi ti prendi c'è cioè anche riesce ad apprezzare anche il brightling Chronomat vintage che è un pochino più piccolino, quindi c'è un ventaglio di situazioni adatte a tutti i gusti. Io ti do un bell'otto, ti do un bell'otto perché ti meriti l'incoraggiamento. Un anno, cavolo, un anno altro che 8, anche di più, però ti do 8 perché se sennò... no, bravo, complimenti per gli orologi. Viva Brightling! E adesso mi sa che inizia la saga di quelli corti ma marini, eh? Ciao Davide, sono Luca da Catania, sono all'isola delle correnti, il punto più a sud dell'Italia. Ah. Si incontra il mar Mediterraneo con il mar Ionio. Sono qui con il mio fidato Citizen Roma. Oh, lo conosciamo tutti, quindi non mi dilungo in nessuna genere di spiegazione, un saluto a tutti dall'isola delle correnti l'isola delle, non ho capito, l'isola delle correnti, punto più a sud d'Italia, bello dai, il Promaster fa la sua bella figura anche in quel mare cristallino lì eh? ciao Davide, Ciao! oggi bagni in piscina e siccome noi siamo quelli che gli orologi li indossano, ti faccio vedere questo splendido Omega Seamaster Acquaterra 38 mm, calibro, scappamento quassiano 8800, fa il suo anche eh, in acqua. Bravo! Buon'estate, buone vacanze e love! Sì, però non me l'hai fatto vedere in acqua. Love, love, love. Se buono anche io andare sulla piscina che c'è il robot dentro a fare la pulizia, quindi devo dire che è fuori servizio e ora allora adesso ci faccio il bagno. Eh, ma con. Uh... Magari col dress watch, però non l'hai fatto. Dovevi essere dentro, tirare fuori la, il braccio dall'acqua e farmi vedere che usi l'acqua terra, acqua terra in acqua, eh? Che poi non sarebbe nemmeno necessario. anche io sono andato a mare con il Long's Spirit una volta, però non è il suo contesto, no? Lo vedi che è fuori contesto. Ciao, Davide. Ciao, sono Alvise. Alvise, ti mando questo video dalla spiaggia del Lido di Venezia. Lido di Venezia. E oggi ti faccio vedere l'ultimo acquisto fatto dal buon Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici. Cos'è? Volcane Skin Diver, bello, Nautic. Volcane Nautic, Skin Diver, tutto nero che non si sbaglia mai. Eh già, in tutto il suo splendore. Vai, buttati tuffati, tuffati. L'orologgino simpatico. Simpatico, Tuffati. Bene. Ciao Davide, ciao, love, no. però non si tuffa nessuno, sono andato a fare la fotografia lì all'asciutto con l'orologio ben preservato, non si tuffano, eh. o che c'è ancora la scimmietta sulla spalla e lei non vuole entrare in acqua, però non si tuffa nessuno. Questo fantastico tramonto da Isola delle Femmine, Isola delle Femmine, Palermo, con il mio Seiko Samurai, Samurai, Great bravi. White Shark, oh. al quale ho montato questo cinturino... Uh, strap code, che poco fa mia figlia ha riempito di sabbia però lui resiste a Bravo. un salutone grandissimo Davide Isola delle Femmine a Palermo, eh, Palermo. Bellissimo, bellissimo posto, ci sono anche stato ho oh, finalmente qualcuno che lo immerge l'orologio, no? un pochino poi lo fa vedere la tua figlia l'ha sporcato di sabbia al termine della giornata dovresti la lavarlo sciacquarlo per bene in acqua dolce ricordatevi almeno questa cosa qua ma tanto te ne accorgi perché dopo incomincia a grippare e quindi devi farlo per forza ciao Davide, ciao. sono Filippo della provincia di Alessandria, volevo mandarti un saluto dalla Sardegna eh. in Costa Rei sono in vacanza e per l'occasione mi sono portato con me il Florian Camasu e eh, gli faccio fare qualche bagnetto. e niente, Un saluto dalla Sardegna. E ciao Davide, continuo così che sei un grande. E eh, grazie. Il eh, Camasu, però quadrante blu, eh, cinturino di, di silicone rosso, è eh, stivo. Ci sta, ci sta, però anche te, niente tuffo, niente tuffo in mare. Eh. Tutti a farmelo vedere l'asciutto. Vabbè, bella la Sardegna lì, eh, quei posti lì, il mare, ma abbia beata voi. Ciao Davide, sono ciao. Lorenzo, ti mando Lorenzo un saluto dalla bellissima Cefalù e ti Cefalu. faccio vedere il mio Pro Masterino, niente di che. L'unica cosa te. differente è questo cinturino verde che fa pandon, pandon, con gli indici, secondo me. Dimmi pure tu che ne pensi e ti mando un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Anche te con il Pro Master, anche te con un cinturino Tropic come l'amico di prima. Eh, sono le scelte estive. Sì, ci stanno, Ora non ho visto bene il pandon come fosse, però Uh, ero, più, io ero, ero più attratto dai luoghi che mi fate vedere perché queste qua sono come videocartolina ragazzi videocartolina ci mandate il videocartolina dalle vacanze e a me mi garba vedere anche un po' cosa fate e soprattutto quali orologi portate quali orologi... anzi lo farò anch'io adesso in prossimamente andrò in crociera a settembre quindi farò anche un video della crociera così da farvi vedere gli orologi che mi porto per fare i vari bagnetti le varie serate Dovrò portarmene via anche uno col cinturino giallo, perché in crociera mi dicono che si fanno delle serate gang bang gigantesche. Comunque, vedremo cosa succederà. Boh, ragazzi, a me mi sembra di aver detto tutto, eh. Non è che io posso stare qui a pettinare le bambole. C'ho da andare a vedere i gattini su Instagram, quei video particolari che tanto ci fanno rilassare. Mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fisici, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.